vedo inquadrato questo soffritto preparato da Bubi Roberto Zanni ed Emanuele, il chitarrista fonico del gruppo di Genio e Bubi Band. Al mio fianco invece due simpaticissime, no, è vero, hai ragione, Genio. Vanessa è spigliata, simpatica, 23enne veramente. Poi ascoltando anche il suo pezzo, giusto, era un pezzo che poteva andare bene per Emma. Ci stava, ci sta. Bello tirato. Bello tirato, complimenti Vanessa. Grazie. Allora ragazzi, prima di ascoltarci un altro pezzo musicale, andiamo a vedere che cosa state facendo. Oh, si presenta bene. Roby sta andando avanti con la sua tartar. Sì. Siamo sempre qui. E noi sentiamo che è presissimo. Presissimo fa la tartar, voilà. Un po', ma rimproverate, un po' oliosa. Un po' oliosa? Un po' oliosa, però a me piace così dopo. Vabbè, dopo la sentiremo. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? C'è la nonna adesso. La nonna? No. Cappucci. Chi è? Cappucci. Cappucci. Vabbè, manca, Cappucci. Aspetta che prendo il vino. Ho preparato la bottiglia, Cappucci. Aspetta che prendo il vino. Arriva, che sei in ritardo. Può andare bene, Cappucci? Allora stappate la mia salute, eh. No, senza di te non la stappiamo. Senti, Cappucci, senti, come va la Ferrari che non va? Come mai? Ci sono spiegazioni? Perché non ci sono più io! Ah, dai! Non ci sono più i meccanici di una volta, hai ragione! Esatto, hai ragione, i meccanici di una volta, quelli che mettono la macchina, chissà come che scoppia le gomme della Pirelli. Ma che roba è? Vabbè, Cappucci, allora adesso manderemo una lettera a Marchionne. Una petizione perché ti riassumano in Ferrari, giusto? Per salvarci il morale. Beh, adesso Fulvio, ci sono i miei allievi, ci pensano loro. Ah, i tuoi allievi, si vede li hai istruiti male perché la macchina non va. Cioè, Te la potevi risparmiare, esatto. No, anche perché a Stoccarda. No, la differenza è che... Ciao a tutti voi. Grazie. Ciao Fulvio. Grazie, sì. Ciao. Ciao. No, il problema è che a Stoccarda hanno 1000 ingegneri, a Maranello ne hanno solo 50, cioè quindi 1000 teste sicuramente lavorano meglio. Ma hai già buttato giù la pasta, Emanuele? Ho dovuto buttarla. Ma come hai dovuto buttarla? Perché? Se no ci accorciamo i tempi. Ma mangiamo. Dopo mangiamo. Ragazzi, abbiamo ancora un'ora e mezzo, facciamo i tempi. Hai voglia te, 10 minuti. Ma che fretta, cos'è tutta questa fretta? Andate con calma. Buono. Tempo calmo. Cosa stai sentendo? Aspetta, allora adesso. No, beh, te, vai adesso. Vai a passare. No, adesso cosa fai? Vai, cosa fai te adesso, no? Mi freghi? Controlla. È brutta la fame, eh? Limone, giusto? Cosa hai messo? Limone, olio. Limone, un bel po' di olio perché a me piace un po' così. Un po' di sale fino, pepe macinato fresco. È meraviglioso. Puoi quadrare questa tartare? Questo è tonno rosso, crudo. Tonno di qualità comunque, un tonno. Ci vuole un tonno buono. Ringrazio il fornitore ufficiale, perché non è che la Coop faccia il pesce. Cioè, quando si fanno dei piatti, vado a pescare, esatto, però, quando si fanno dei piatti crudi ci vuole esatto, la qualità ci vuole. Questo tonno rosso fresco preso stamattina alla Coop di Cavriago, dove noi naturalmente ci andiamo a rifornire, e ringrazio tutto lo staff sempre per la gentile collaborazione. Ma sai che è veramente buono? Prego. Genio, dai, uno solo, dai, dopo lo mangiate voi, dai. No, lui ha avuto un problema col tonno. Era un amante del tonno. Cosa è successo? Hai mangiato il tonno avariato? No, la località qual è? Castel Belforte, in Sardegna. Castel in Sardegna. Abbiamo fatto la festa della mattanza del tonno. Si uniscono gli chef di tutto il mondo, proprio di tutto il mondo, cinesi, giapponesi, americani, e fanno vedere insomma, un pochettino, quando cucinano chiaramente, siamo andati a mangiare in un posto che c'erano dei recipienti così con la testa proprio di fuori del tonno. Mi è rimasto un po' impressione, c'era un odore veramente malsano. Lui è arrivato proprio nel momento peggiore, quando preparavano, quindi... Ma tutto, anche dai, l'odore tuo è stato un trauma. Quindi solo col tonno o anche con tutti gli altri pesci adesso hai questa... Il tonno però fatto in tutte le maniere, ma in una... Neanche quelli scatola? Quelli scatola ti dà da fare? Come? Non riesci a mangiarlo quelli scatola? Quelli scatola sì, però quando penso là chiudo la scatola. Pensa Vabbè, ma ce la mangiamo noi, non è mica un problema. Ce la mangiamo noi. Ma mi fido di te, assaggia la mia parte, dai. No, è buono. No, poi io sai, dopo mi dicono che sono un mangione, come vedi non è vero. Maestro, ha preso il tempo lo spaghetto. Infatti, volevo dirti, hai allargato la giacca? Allargato la giacca? No. Ti volevo fare un complimento, sei dimagrito. Ma mettiamo così, dai. Non sei stati neanche dicendo, sì, ma la cantante non gliela facciamo. Vai. Voglio sentire, la tac tac, voilà. Questa c'è la tac tac. Del vino qua ci va?
Le abbiamo messo un po' di vino bianco, una sfumatina, gliel'abbiamo data. Buono. Buone, eh? Bravi. Bravi, no, fatto bene. Bravi. Allora, dopo l'impiattiamo. Dopo l'impiattiamo, adesso. Aspetta, la pasta l'abbiamo messa giù. Quanto manca? Ma mancheranno 8 minuti. Sì, dai, l'abbiamo appena messa. Appena messa. L'abbiamo appena messa. Di quello 10 minuti al dente. Bene, allora, ancora ci do? Ancora ci do? Alla tua età, bravo. Sì, aspetta, dai, vorrei vedere. No, seguimi, io seguimi, sì, Luca. Io sì. Bene, cioè, io? No, andiamo qua, andiamo a sentire da questo bell'uomo. Col guanto, andiamo col guanto. Che nella sua vita, giustamente, visto una vita sul palco, una vita in giro. Una vita. Un uomo che effettivamente era molto amato e desiderato dalle donne. Ma ancora, direi. Ancora? Ancora. Sfortunatamente. Un uomo che... Insomma, che non deve chiedere mai. Oh, esatto. L'uomo forte che non deve chiedere mai. Un uomo forte che non deve chiedere mai. Red Robe. Che nonostante siano passati gli anni, guarda, nonostante tu, insomma, lo vedi sempre, anche nonostante tutto, ancora ci dà. Ci dà forte? Sì, guida dalla mattina alla sera, salta 4 ore sul palco, ritorna a casa e guida di nuovo. Ma mi racconti la sua sensazione di essere un uomo così desiderato, signor Genio? No, ma io lo vorrei sentire dagli altri, non la sento addosso questa. Noi qua abbiamo una discografia lunga, sono nato bello, ancora appunto, ci do. Ancora ci do. Mi sto chiedendo. Ebbene sì. Ancora ci dai. Ebbene sì. Ci dai senza le pilloline, ci dai. No, me ne filo 4 ogni serata, dice la canzone. Però l'abbiamo scritta, te l'ho detto perché l'abbiamo scritta. Perché l'avete scritta? Per Musiani. Enrico Musiani? Sì. Beh, lui quanti anni ha? Scusa, lui ne ha. 102. 102. Dai. Vabbè, con l'IVA, De Falca, sa, 98. Bah, un ragazzo, una persona di una simpatia, guarda. Lo so, infatti. È una persona splendida. Dice, scrivetemi una canzone. Abbiamo fatto una trasmissione insieme, noi torniamo indietro in macchina, io Gianni dice, dai, ancora ci do. Però Enrico Musiani non è credibile cantare un motivo così lì. Lui è molto melodico, molto... Ma è impazzito. E canta ancora ci do? È impazzito quando l'ho ascoltato. Vabbè, allora, siccome... Devo dirti, capisci benissimo che a quest'ora la maggior parte delle persone che seguono la televisione è perché non lavorano, quindi sono pensionati, comunque non sono più giovanissimi, mettiamola così. Quindi ascoltate questa canzone perché è un invito. E fatevi coraggio. Però ecco questo qua è il senso. L'intento era anche quello. Va bene anche per le donne, no? O sì? Come no? Anche per le donne? Sì, per tutti i gusti, dai. Quindi dedicato a uomini e donne, ancora ci do. Per tutti. Per tutti. Allora, ascoltate il testo di questa canzone, già l'avete ascoltata. E fateci sapere poi. E fateci sapere se ci date effettivamente ancora. Io canto fin da quando ero bambino, l'ho fatto anche per un bicchier di vino. Ho venduto tanti dischi in vita mia e la mia voce porta l'allegria. Ho cantato nelle sagre paesane dove ancora ci son persone sane, in tante discoteche in riva al mare dove c'è la voglia di ballare. E ancora ci do e canto una canzone. E ancora ci do, regalo un'emozione. Ancora ci do, ballate amici miei. Ancora ci do, saltate più che mai. Ristoranti sono stato, girando il mondo sai quanto ho mangiato, carne, pesce, spada e bucatini, lasagne, campagnole e pendolini. E ancora ci do, con la tagliatella. E ancora ci do, vino con ciambella. Ancora ci do, vai con la fiorentina. Ancora ci do, col pane e la piadina. Ne ho amate in quantità, bionde, rosse, more, qua e là. Me ne filavo 4 ogni serata,
e mi son preso pure una sbandata. E ancora ci do con le belle donne. E ancora ci do, viva le minigonne. Ancora ci do, ma quale pastiglia. Ancora ci do, ma che una meraviglia. E ancora ci do, voi non ci crederete. E ancora ci do, non sono mica un prete. Ancora ci do, mi sento un gran vigore. Ancora ci do, sono un conquistatore. E ancora ci do, raggiungo le mie mete. E ancora ci do, cadranno nella rete. Ancora ci do, lo faccio con ardore. Ancora ci do, sono un conquistatore. Ancora ci do. Cioè, capito? Cioè, volete donne, se volete approfittarne... Arzilli in casa, Arzilli! Ancora ci dà. Cioè, nel senso che proprio no, tu parlavi di, si parla di mangiare, no, proprio che altro, sei un conquistatore. Sì, alla fine, chiaro, dovevo mettere in mostra qualcosina, no? Poi, del repertorio vecchio. Ecco, penso se Conte ti avesse convocato, oltre che essere un conquistatore, avresti tirato il rigore. Magari lo buttavo anche dentro. E magari lo buttavi anche dentro, vabbè. Però non l'ha buttato dentro neanche Maradona, Baggio. Messi, ha perso, Messi. L'Argentina ha perso una Coppa America. Tutti i denigratori, però, dai, dovrebbero stare tranquilli, no, abbiamo fatto figurone, non abbiamo fatto i catenacciari, abbiamo giocato a viso aperto con tutti, abbiamo cacciato fuori la Spagna, dai, va cosa bene, vogliamo? Ci sta, giusto? Giusto? Poi la vita è fatta anche di sconfitte, no? Sì, ma infatti quello che ha sofferto anche Love ha detto che è stato uno psicodramma alla fine per la Germania, poi anche loro ne hanno sbagliati tre. Porca miseria. Questa, ecco qua, inquadriamo il nostro Manuel che sta... Inquadrare lo spaghetto, lo prima spaghetto. Che sparisca. Ci siamo? Quanti li hai fatti? Mica tanti. Per loro. Quattro etti, dai. Quattro etti, vabbè, insomma, dai, qui qua ce la facciamo per noi quattro etti. No, ce la dobbiamo fare. E ci risotto. Sì, sì. Allora, ripetiamo, Manuel, puoi ripetere mentre scoli questi spaghetti come hai fatto. Abbiamo fatto saltare l'aglio, poi l'abbiamo tolto perché non a tutti piace. Abbiamo messo uno scalogno tritato, con l'olio l'abbiamo lasciato dentro, pomodorini. Dopo qualche minuto abbiamo messo il tonno fresco e subito un battuto di prezzemolo e basilico. Hai aggiunto le vongole? Niente vongole, non avevamo sto giro però. Sto giro. Volendo ci potrebbe. Ci puoi mettere anche le vongole. Le vongoline però. Ma guarda, le fate ieri in bolognese, da Sant'Arcangelo di Romagna si è fatto proprio Ivan. Due spaghi alle vongole. Ah beh. Quelli proprio con le vongole non veraci, ecco, quelle ecco. Prese da un peschereccio a Rimini. Dov'è com'è il mercato del pesce a Rimini? Dov'è? È tosto. È tosto, lo so, infatti. Mi hanno detto che arrivano alle 3 del mattino, alle 4 del mattino e poi partono, non so, per una partita di pesce, c'è proprio l'asta. Il prezzo chi lo prende? Se nessuno lo prende cala, se nessuno lo prende ancora cala ancora, è fantastico. Io una volta sono andato a Cesenatico, che è uno dei più importanti, con un amico mio, un ristoratore, ma bravissimo, che porta via tutto quello che c'è e poi lo dà agli altri. Ma ho vissuto una giornata meravigliosa, vedere la contrattazione lì è pazzesco, è bellissimo. È una cosa. Sì, perché parecchi ristoranti di Rimini il pesce lo vanno a prendere a Cesenatico. Ah. Perché è anche più buono. In più il mercato, no, quello di Rimini. Cesenatico a Rimini, sì. Dicono che è più buono, dicono, ma comunque confluisce ecco, tutto quello che perché dicono. È più grosso. È proprio più grosso e è pazzesco. È bellissimo da vedere, bellissimo. Bene. Allora, quindi sì, no, mi raccontavano proprio di questa esperienza. C'è una specie di contatore, no? Che non so, il prezzo parti per il tonno, che ne so, 30 euro al chilo, e poi c'è una partita, non lo vendono, 29, 28, fino a che a un certo punto dice, vabbè, lo compro. Deve essere meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso. Benissimo, allora è pronta anche la tartara. Ricordatevi che dovrete impiattare e lasciare il piatto fino alla fine. Almeno una piccola parte e il resto magari ce lo sbaffiamo noi ragazzi. Ma tu. Se facciamo una foto? Esatto, dopo dobbiamo fare la foto da mettere nella pagina di Telereggio, diciamo, mamma, anche nella nostra pagina. Quindi Manuele, per favore. Ma poi ci sarà alla fine di tutte le trasmissioni una classifica, un qualcosa, sarebbe un'idea bella però. Potremmo anche farlo, io ho tutte le registrazioni, me le andrò a vedere, poi mi ricorderò. Alla buona, mica. Certo. Potrebbe essere una bella idea, dai. Va bene, poi richiameremo i vincitori a rifare il piatto. Ma come siete indaffarati voi, vi vedo proprio... Ragazzi, non state mai fermi. Devo dire che Manuel ha una bella manualità, eh.
Manuel Manualità, vabbè, ci sta già il nome. Bubbio, domani che valga male l'orchestra. Ma c'è proprio il pane, ci sarà sempre, no? Il discorso, vedi, suo papà è un cuoco, qualcosa. Vabbè, ma allora ho capito il perché. Uno prende qualcosa dal babbo, no? Sì, Manuel, usiamo un piatto bianco che mi è meglio. Sono il piatto bianco? Beh, sì, ecco piatto questo bianco. Qua, così sai cosa facciamo, Bubi? Ma anche uno grosso qua in fondo, questo qua. Ah. Usiamo questo bello grosso che ci metti un po'. Sai, Bubi, che cosa facciamo io e te intanto? Prendi due forchette, dove sono? Vado. Ragazzi, vi frego, due forchette. Andiamo a sentire come sono venuti? Direi, dai. Andiamo a sentire un assaggio. Bastardi. Bastardi, dopo ve le lasciamo bastardi. Un po', bastardi. Sì. Il tonno me lo volevi far assaggiare, lo spaghetto no, non lo capisco questa storia. Ma perché lo spaghetto è col tonno. Ci vuole un po' di tonno. Scusate, ci vuole una sforchettata di tonno, però ci siamo. Allora, ecco, questo passa agli annali, Emanuele, quindi preparalo. Guarda, che cura. Come si deve. Amorevole. Ecco, questo tonno rosso, ovviamente, a cuocere è diventato color cotto. Color cotto. Lo vuoi? Dove è andato? Bandire un po' con prezzemolo, basilico. Questo è il piatto ufficiale che, come avete visto, è molto, adesso non dico semplice, però si può usare anche il tonno in scatola qua. Sì, deve cuocere di più, però. Deve cuocere di più? Un pelino di più, dai, il sughetto col tonno, classico. Però questo col tonno rosso certamente ha un sapore diverso. Dai, guarda, ce n'è avanzato, dai, dopo lo vuoi prendi. Venire a sentire? No, il tonno tu non lo... Vanessa, no, sento da qua, Preparane un po' per Vanessa, che così ci dice... Allora, questo lo mettiamo qua. Glielo diamo alla Vanessa, glielo diamo bianco sempre? Ma no, glielo diamo, dai, questo colore... Aspetta, Vanessa, qua. Ecco, prendi questo, poi fatti questo servire qua. Con questo. Fagli sentire un po', mica tanti, pochi che... Che dopo dice che sono troppo buoni, Praticamente facciamo colazione, no? Vedo che non hai usato molto sale, Manuel. No? No, nel senso che mi piaccio così, però vedo che... Perché è un piatto salutista. Anche del pepe non ce n'hai messo tanto. No, c'è un po' di peperoncino, poco. Diciamo che rimaniamo su degli standard, nel senso che piacciono più o meno a tutti. Se più inizi a fare la roba troppo salata... Una forchetta. Eccola qua. Grazie. Adesso facciamo sentire la Vanessa. Ti licenziamo, se non è buono. Licenziamo, vediamo che cosa c'è. Che non c'è buono. Voglia licenziamo di Manu. Così magari. Mi dispiace che non ti piace il tonno, ma guarda che qua non c'è. No, il tonno mi piace, che lo mangia... No, dico Jenny. Ah, Jenny. Eugen, no, vuoi non assaggiare? Non è che se ne veda tanto. Assaggio lo spaghetto, scusa, che c'è il tonno dentro. Beh, mangio solo lo spaghetto, no? Nemmeno. Sì, lo facciamo. Però cotto è diverso che rosso. Bravi. Ah, cotto è diverso. Mi fa impressione. Bravo, rosso. Bene? Bene. No, dai, gliene diamo sempre sto piatto qua, così facciamo. Ma no, la prendi. Fagliamo un attimo. Non c'è problema, dai. Andiamo solo dei piatti. Andiamo solo. A lui glielo diamo bianco. Glielo facciamo, Vanne. Ah, glielo sto dando così. Dai, daglielo così. Senza tonnino? Sì, dai, un pezzo di tonno che lo mangia. Com'è, genio? Osta però! Ma genio lo conosco io, adesso gli metto, guarda. Grande, ma bravi! È un po' di olio. È il mio bubino, bravi. Che gli rovino un po' il piatto a Manu, ma... Complimenti. Un altro? Gli rovino un po' il piatto a Manu. Io, Manuel, personalmente avrei anche abusato un po' negli aromi. Sì. Cioè il tonno, però in ogni caso così si sente molto bene il sapore del tonno e del pomodoro. Bene. Però magari qualche vedo che spesso e volentieri ci si aggiunge, che ne so, del pepe, più peperoncino, dopo va a gusto. Sì, è una cosa, deve stare molto leggera questa qui, sennò possiamo fare anche i tuoi una cosa un sono più... leggermente, guarda, una spruzzata anche alla cantante. Così certo che ragazzi alle 11:30 del mattino un piatto di spaghetti al tonno, non è mai capitato. Non è male, Non è mai capitato. Grazie. La chiamiamo colazione, dai. Una colazione, benissimo. Colazione. Allora, visto che abbiamo già fatto colazione... E possiamo bere il vino, giusto, fare una piega. Allora, un pignoletto delle cantine Gaetano Righi, vino spumante Brut, 11,5 gradi, non tanto, è un prodotto naturalmente delle cantine riunite, le cantine Gaetano Righi, vi metto a disposizione. Vuoi che chiamo Cappucci? No, però fallo te, dai, no, sai cosa facciamo? Sai le figuracce le prendi gli altri.
ci sono dei tappi, noi facciamo la gara del lancio del tappo, ce n'è stato uno che è arrivato fino al soffitto ed è caduto dietro la tenda bianca. Va bene, io ho paura solo di rompere qualcosa, non è che... Secondo tutti voi che siete naturalmente cavate con... Se gli tiri un sughero nelle luci non dovrebbe far niente, si rompe? No, vabbè, apri normalmente. L'apro normalmente. Per me il lancio? No, no. Per me Cappucci spera. Cappucci... No, ma io gli sto lì dietro. Guarda, il bastardo. No, ma... Dove arrivi? Chi le paga le lampadine dopo? Però... Oh, però, dai, sei arrivato alla tenda bianca. Fratelli d'Italia. Poveri. Quanti siamo? Vanessa, bevi anche tu vino al mattino? Sì, ma ragazzi, non lo so io. Ma ragazzi, un po' di vino. Un po' di vino? Un po' di vino. Versa, no, caro Bubi. Beviamo la vostra salute con questo pignoletto, un altro dei vini. E della trattoria, c'è un tovagliolino? Ma certo che c'è. Certo. Al sangue? Tenga, dottor. Grazie. Signor Eugenio, tengo. No, questo sì, Questo sì, questo bello fresco, pignoletto. Questo sì. Brindiamo, 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 brindiamo. Ragazzi, qua sembriamo veramente al ristorante, eh? Cioè, voi continuate a mangiare. C'ha in gatta quest'ora. Ma di questo non li potevo lasciare lì, dai, su. No, infatti non si possono lasciare lì. La band di Genio, ultimamente, prossimamente, dove sarà? Dov'è che fate uno spettacolo? Al ristorante! Beviamo la vostra salute, altri calici! Alla nostra! Tutti. Alla vostra! Alla nostra! Tutta la bella gente! Galleggiamo nel vino! Bello fresco, senti com'è buono! Allora, 11 e 29 minuti primi. Buono anche il vinello, eh! Buono anche il vinello, cantine riunite, le cantine quelle di Gaetano Righi di... Vedi che ti butto l'amo io! San Prospero di Modena. Perché Cantina Unita, Reggio Emilia, Cib Modena, naturalmente non solo Lambruschi, come voi potete immaginare, ma anche vini delle cantine maschio, Valdobbiadene, nonché le cantine di Gaetano Righi. Chi è che ti vogliono? Ma chi è che suona il telefono? È qualcuno che vuol mangiare. Ma no, vada matti. Allora, devo abbassare la suoneria, facciamo una cosa, adesso mandiamo la pubblicità, grazie Gianni che... La pubblicità? La pubblicità. E poi c'è un altro pezzo che dovremo rimandare, galleggiare, manderemo, presenteremo dopo il classico di questo video del mese, di cui ne ascolteremo una parte anche a mezzogiorno. Va bene. Che naturalmente questa voglia d'estate, questa follia d'estate. Follia d'estate. Ma l'estate è cominciata? È perfetto. Sarebbe anche ora. Perché c'è stato brutto tempo. Hai perso delle date? No. Perso delle date? Parecchie. Di già? Vabbè, pronto! Prima una telefonata, poi andiamo con la pubblicità. Con chi parliamo? Sono Luciano da Coriano, Rimini. Ehi, compaesano. Luciano da Coriano, ciao Luciano. Ex sassofonista dei Briganti. Il sassofonista dei Briganti. Di... È parente con la mia cantante, lei? No. È Eugenio. Ciao. Mi chiamo Eugenio perché a quei tempi ci chiamavamo così. Ti ricordi, no? Come no? I Briganti. Mi ricordo. Ma con quale complesso eri te che non mi ricordo più? Di che? Con che complesso eri? Nel 60... I diversi ci chiamavamo. I Briganti diversi. Sì, noi già quella volta... 66, 67. Facevamo outing. Dimmi. Nel 67, 68, con quel complesso eri? Sì, a grandi linee a quell'età lì, sì. A quell'età, in quel periodo lì, non a quelle... Era il periodo... Quale complesso? I diversi. Benissimo. Manderò delle foto, ce le ho, belle. No, non mi ricordo. Cioè, mi ricordo di te, però non mi ricordo il complesso. I diversi, te l'ho detto. Bene, quando si suonava lo shaker al Moulin Blanc. Vabbè, al Penny Black, no, vabbè, comunque. Andiamo troppo indietro nel tempo, Genio, ancora ci diamo un po' guarda, di amore. Guarda, se ci sei su Facebook e poi magari lì chiacchieriamo, abbiamo più tempo per parlare, dai. Ok? Va bene. Grazie. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Mi fa piacere esserci risentiti dopo tanti anni. Grazie, anche a me. Coriano. Va bene. Tu abiti dalle parti di Coriano o Rimini Rimini? No, noi Rimini Rimini. Rimini Rimini. Sì, ma Coriano è... È attaccato. Benissimo. Allora, adesso state con noi, andiamo con la pubblicità e poi presenteremo questo pezzo follia d'estate che è il video del mese
State con noi perché ci sono tante altre belle novità, tante altre belle canzoni che Jenny e Bubi Ben. Chi cambia canale un cetriolo. Chi cambia, bello questo qua, chi cambia canale un cetriolo. Edizioni Novalis e Baracca. Anche Baracca. E Cicchetti. C'è Gianni e Gianni Drudi alle edizioni Baracca. Che abbiamo scritto insieme, facciamo Baracca. Ah, è vero? Ah, no? Ah, no? Ancora un'altra. Prima parlavamo di balli di gruppo, ma ancora facciamo Baracca. So che sta uscendo un pezzo, anche che hai fatto un pezzo, un video con Bobby Solo. Sì, anche qui c'è un titolo che è tutto un programma. Qual è? Corna. Ma scritto proprio lui, eh? L'ha scritto lui, mi ha detto, genio, facciamo sto pezzo insieme. Bobby Solo ha scritto un pezzo che si chiama Corna? Sì. Un country. Un country? È bellissimo, è una cosa. Ma... te la canto? Uno per... sì, dai, canto. Però. Fanno male i pugni in faccia e le tasse ancor di più, le bollette abbonamenti che mi hai lasciato tu. Per il corna? È bellissima. Come che corna! Allora, quello che gli dispiace di più alla fin fine, però lui paga tutte queste cose, quello che gli dispiace sono le corna che lei gli fa, no? Ah, che quello. Corna, ho detto corna, se ritorni non ti pentirai. Da una lacrima sì, amo, lui canta così alla sordi. Quando l'ha ascoltato ha detto, cazzo, io dicevo, dai, Bobby Solo ha fatto un sacco di complimenti. Quindi corna. Abbiamo fatto sto duetto, dai. Abbiamo fatto un video su dalle sue parti, sopra Pordenone, in capo al mondo, cioè, in un maneggio. Nelle sue parti. Bobby Solo non è lì. Però vive da anni. Roberto Sacchi. Ma ha detto che ha voluto andare dove c'è un po' di pace, tranquillità. E da anni che vive a Pordenone. La moglie. Ma giù in collina. Sì, perché così se... una persona, guarda... se deve scappare dall'Italia fa prima, Pordenone. Una persona meravigliosa, di una disponibilità. Se deve scappare, prendi una barca, non lo so. Magari vai in Albania. Ti danno anche 35-40 euro al mese. Noi con il Moscone Aremi è una volata arrivare di là. Non è no, che... infatti, poi ti danno 35-40 euro al mese. Dopo nell'inciso si è visto un po' anche al giorno. Ancora ci dono. Sono un uomo pensionato, in gran forma ed è perciò a una donna divorziata io non riesco a dire no. Sì, capisco, tu sei libera e fai tutto ciò che vuoi, ma una cosa insopportabile sono le corna che mi fai. Bella questa cosa, bella. Un testo bellissimo. Caro genio. Ti scrivo. Così no, dice no, caro genio. Devo dire... che le corna, bene o male, ce le abbiamo tutti. Sono un ornamento, lo dico sono sempre. No, aspetta un attimo. Però, insomma, la differenza è che bisogna saperle portare. Tutto lì, è vero? Vero. Perché, insomma, sempre detto quando io... leggi le statistiche, che il 70%... le corna sono come il morbillo. Cioè... prima o poi lo devi avere. No, se... se no, è una malattia infettiva. Cioè, abbiamo no. fatto anche un live, hai visto che bello è. Bellissimo, bellissimo, complimenti genio, tu sei veramente un grande showman. Shockman, shockman. Aspetta, ho preso qualcosina, Vabbè, allora, tardi, come si dice il tonno in francese, non sai. Tartar. Le tartare. Pogba si dice, non so, Coman. Non ce ne frega dei francesi. Ma perché mi devi spiegare poi perché i francesi... Deschamps. Perché i francesi in campo sembrano la squadra della Costa d'Avorio, del Senegal. Ah, ma di hanno dei loro, sono andati a colonizzare l'Africa. Vabbè, ho capito, non è che... più la squadra francese, dai. Dio. Cioè, i nostri non saranno colorati, però anche loro sono di altre nazionalità. Quindi poi quando dicono che l'Inter sono tutti stranieri, parliamo, che, visto che siamo entrati io nel direi discorso che se, calcio. Se la Francia lo vuole, io Diego Motta glielo porto volentieri. Cioè, l'Inter la massacriamo, la nazionale invece va bene che ci siano gli oriundi. Ma per favore, lì non transigo, italiani al 100%. Scusa, mio pensiero. No, sono d'accordo con te. Meglio? No, ma infatti Diego Motta lo diamo alla Francia. Guarda, preferisco Algida. Però Eder non ha mai giocato così bene da quando lo allena con. Lo manderemo lontano dagli occhi. Lo manderemo al Chelsea. No, dovrete fare un corso d'aggiornamento a Mancini. Va bene? Al maggio. Adesso glielo fanno i cinesi. Adesso glielo fanno i cinesi. Infatti, le prossime partite l'Inter giocherà a San Siro. A San Siro. E facciamo il derby. Facciamo il derby. Il San Siro. Ma il derby che perché. Ma ha venduto Berlusconi, è venuto a casa stamattina. Adesso l'ha portato ad a firmare stamattina, è andato alcol, l'hanno dimesso d'alcol. Ma non poteva firmare in ospedale? No, non lo so, però insomma, i cinesi, come si chiama il gruppo?
Cioè, ma sia il Milan che l'Inter rimane cinese. Incredibile. Finalmente riusciremo a farlo. Non abbiamo abbastanza delle bancarelle, perché tu vai a prendere qualunque. Io non so, sto barattolo non ci sa neanche scritto Made in China. Ma probabilmente. PRC. Sono le olive? Le olive. No. Le olive cinesi. Le olive cinesi, buone. Vabbè. Va bene. Basta sparare stupidate. Noi fra poi iniziamo col secondo. Non ti bacchiamo. Abbiamo ancora un'ora, quindi fate in tempo. Tanto l'insalata facciamo presto. Dobbiamo ascoltarci un po' di pezzi anche di Genium, non tante chiacchiere. Sì, Telefonata, sì, vale, dai. Sentiamo la telefonata, via. Perché vogliamo interloquire con via. Voi e sentire cosa ne pensate di questa banda di delinquenti. Capito? Abbiamo una tonnellata di materassi. Vanna Marchi, eh? Capito? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Allora, sì, chi è? Mi sentite? Certo. Allora, intanto sono appena arrivata dentro, non so cosa fate da mangiare oggi perché volevo copiare. Uno. Seconda roba, bevete troppo vino. Ma beh, guarda, beh, cioè, facciamo il palloncino. Siamo in cinque, c'è la bottiglia che ha tre quarti. Ma neanche. Ma tutti, ma tutti i giorni aprite delle bottiglie. Ma tutti i giorni. Scusa, no, adesso, a parte. Allora tocca bere. Abbiamo uno sponsor. Aspetta un attimo. Abbiamo uno sponsor che sono le cantine riunite Cimbodele. Dobbiamo abbinare il vino ai piatti che facciamo. E allora, senta, va bene. Allora, che mangiare avete fatto oggi che voglio copiare? Va bene, faglielo vedere. Glielo andiamo a elencare. Inquadralo, Gianni. Inquadrali questi due piatti che adesso Manuel, il nostro vai. Chef, ti spiega. Com'è che si chiama la signora? Eh? Come si chiama signora? Mi chiamo Maria e sono di Luzzara. Luzzara. Ok, Maria. Allora, abbiamo fatto uno spaghetto col tonno fresco, molto semplice, col pomodorino, i pomodorini piccoli, pacchino, tonno rosso fresco, un po' di basilico, prezzemolo, niente di complicato. Poi di là il mio amico e datore di lavoro, Roby, ha fatto una tartare di sua iniziativa. Una tartarina condita sempre con un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe. Va bene, grazie. Prego. Prego. Siamo perdonati. Arrivederci. Signora, beva poca acqua. No, visto che la signora ha parlato di Luzzara, ne approfitto prima di mandare la pubblicità, anche perché siamo in ritardo, per ricordarvi che c'è la fiera di Luzzara nel cuore della città, Luna Park, spettacolo e gastronomia, dall'8 al 13 luglio, si inizia venerdì 8 luglio con la serata giovani, sabato 9 Lucio Talent Show, domenica 10 cena in piazza, corsa podistica, l'11 luglio Buzz di Colorado, è uno spettacolo comico, e martedì 12 luglio Mina Mia in Piazza Iscoro, Sabrina Paglia interpreta i brani che meglio hanno caratterizzato Mina e Mia Martini in uno spettacolo dal titolo Mina Mia. E mercoledì 13 luglio si conclude con una selezione di Miss Italia. Dall'8 al 13 luglio, fiera di Luzzara, appunto a Luzzara, lo diciamo a beneficio della signora. E l'ultimo messaggio che voglio leggere, ciao Fulvio, concordo con te, genio, grande showman, un salutone a Jenny e Bubi che vedo perfettamente in forma, con un abbraccio forte da parte della regina delle schiacciatine da Pegoniaga. Grazie! Cioè, in forma mi sembra, vedere. Sono un po' troppo in forma. No, in forma nel senso che stai bene, dai. Schiacciatine mondiali. Schiacciatine mondiali, va bene. Grazie. Siamo in ritardo di 11 minuti, ma andiamo a pubblicità. Non facciamo l'intervallo, dai. Facciamo la pausa, tiriamo dritto. Io devo implementare, prego, regina.